È uno spettacolo molto composito, ricco di molti spunti, molti riguardano D'Annunzio, quindi è uno spettacolo pensato proprio per il festival e questa è la ricchezza delle proposte che solitamente facciamo qui, cioè non sono spettacoli in tournée che si possono vedere dappertutto, sono spettacoli che nascono pensati per l'occasione, quindi sono un unicum. E quindi lui innanzitutto dedicherà molto spazio alla lettura di testi di D'Annunzio. Inoltre farà alcuni dei suoi, possiamo definirli cavalli di battaglia, quindi leggerà molte poesie e tutta questa partecipazione letteraria verrà accompagnata da musica, quindi un accompagnamento musicale che vede Paolo Di Sabatino al pianoforte, Davide Cavuti alla fisarmonica, vede la presenza di un solista prestigioso come Nunzio Fazzini e Ilaria D'Andragora che anche canterà una canzone. Quindi con l'orchestra Medit avremo davvero un repertorio molto ampio. E saranno pezzi molto conosciuti, molto popolari, molto diversi tra di loro, perché c'è questo tema che è quello del cinema, riferito anche a D'Annunzio, ma è un po' il rapporto che Giannini, che è una delle poche star internazionali che abbiamo in Italia, cioè un attore che ha davvero avuto una grande carriera internazionale, quindi il suo rapporto con il cinema che è durato davvero tanti anni con partecipazioni che ancora oggi abbiamo tutti ben presente, tutti nella memoria. Quindi, come dicevo prima, uno spettacolo davvero molto stratificato, con molti spunti che sono sicuro piacerà al pubblico. Questo spettacolo, con questi testi, con queste musiche, soprattutto con l'orchestra, è davvero un unicum e soprattutto appunto è una prima assoluta.